Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e credo che sarà l'ultimo ask della Juventus sulle Juventus Women, però oggi è il turno di Eniola a Luco. Dunque la Juventus ha lanciato ask Eniola e dopo ask Petronella e ask Cecilia e anche Eniola ho avuto il piacere, insomma, di poterle porgere delle domande, ho avuto il piacere di avere delle risposte da lei. Devo essere sincero, una domanda seria, l'altra un po' una domanda meno seria, però comunque sono contento che mi abbia risposto a entrambe le domande. Mi ha risposto appunto a due domande e va bene, insomma, sempre comunque sempre una ragazza che io stimo tantissimo, che ha avuto il coraggio di mollare l'Inghilterra per venire a giocare in Italia, in un calcio che si sta evolvendo con una sfida enorme, che è quella di provare a portare il calcio italiano femminile più in alto possibile. Secondo me ci sta riuscendo, perché si è calata nella parte tantissimo, e dirò di più, secondo me è stato insieme a Pedersen il colpo che ha permesso di fare lo switch successivo di crescita alla Juventus Women. Ha fatto un campionato straordinario. Io adoro Eniola Luco veramente tantissimo. Quindi, quando ho sentito che c'era l'ask Eniola, io ho tempestato di domande, cioè volevo una risposta da lei. Me ne ha date due e io sono già contento così. Quindi, e niente. Allora, la prima domanda che le ho fatto è la stessa che ho fatto a Petronella. Cosa devo chiedere? Gli ho chiesto il piatto preferito, che sembra una domanda stupida, e probabilmente lo è, però con questa domanda spesso mi rispondono, anche solo per curiosità. Piatto preferito, e i gusti sono un po' discutibili, o perlomeno per quanto mi riguarda, ma ha risposto che gnocchi con pesto, che secondo lei è il suo piatto preferito, la cosa più buona possibile. Scusate, non ho fatto la traduzione tutto, ma ho avuto poco tempo per editare il video, quindi portate pazienza oggi. E gnocchi col pesto, ora devo essere sincero, io adoro il pesto. Il pesto lo adoro, io mangio le lasagne al pesto, pasta al pesto. I gnocchi sono un po' col pesto, secondo me. Non lo so, dovrebbe provare la lasagna. Cara Eniola, proverà e prova la lasagna, che secondo me, se fai la lasagna solo col pesto, è una roba da leccarsi i baffi. A me, per quanto mi riguarda, chiaramente in maniera figurata, eh. Andiamo avanti con la seconda domanda, questa più interessante. Le ho chiesto quale momento rimarrà più impresso nella sua mente di questa stagione a Torino nella Juventus. E la risposta, credo che sia stata abbastanza preventivabile, è stata la Premier. Cioè, è stata una sola possibile risposta, la Premier. E la capisco, perché è vero, lei ha giocato in Inghilterra, ha giocato un calcio sicuramente più importante di quello italiano, più avanti che per il fatto del femminile, però ragazzi, lo stadium, giocare la Premier all'Allianz Stadium è un'altra cosa, cioè bisogna rendersene conto, cioè è come se in Inghilterra giocassero a Wembley o al City of Manchester, o perlomeno. E vi dirò, non sarebbe comunque la stessa cosa, non perché il Juventus Stadium deve essere per forza uno stadio, ma quanto proprio perché il calcio inglese è già più avanti. Il calcio italiano è stato veramente un evento impressionante. Cioè, è un calcio che ancora a livello femminile eravamo molto indietro. La Juve, insieme ad altre società, sta contribuendo a elevarlo quasi quanto al maschile, almeno a livello di visibilità. Sta cercando di dare più visibilità possibile. E la Juventus, insieme ovviamente alle altre squadre professionistiche, quindi il Milan, quelle che hanno più bacino di tifoserie, parliamoci chiaro, perché non me ne vogliono i tifosi delle altre squadre, però il bacino d'utenza, è chiaro che il Milan ha più tifosi in giro per il mondo del Brescia, e anche se Brescia ha tanti tifosi, io avrei voluto vedere il Milan col Brescia, cioè magari. Cioè, mi sarebbe piaciuto vedere comunque le realtà dilettantistiche rimanere in piedi, però non, è inutile negare che comunque la Juventus, la Fiorentina, il Milan, l'Inter l'anno prossimo, la Roma hanno portato diversa attenzione mediatica a questo campionato. Ed è inutile negarlo, ecco, credo che sia abbastanza evidente. Gli ha dato una grossa mano Sky, perché comunque Sky con le dirette della domenica, diretta gol all'ultima giornata, sta evolvendo il calcio femminile tantissimo. Sono orgoglioso e emozionato di questo, perché mi sto rendendo conto che col canale settimanalmente sto vivendo un cambiamento storico. Io di questo sono veramente orgoglioso. E ovviamente sono contento anche che la Juventus ne faccia parte, soprattutto che stia vincendo così tanto, perché non è assolutamente scontato. Ragazzi, io chiudo qua il video.
Ringrazio la Juventus per aver creato questo format di Ask e ringrazio Ignola Luco personalmente, ragazza che adoro tantissimo, per aver risposto a queste domande che mi hanno permesso, insomma, di fare anche questo video, ma ripeto, sono contento anche perché è una ragazza che merita tantissimo e mi auguro che rimanga un'altra stagione a Torino perché è veramente una ragazza straordinaria. Ragazzi, chiudo qua il video, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!